Secondo lei Halloween è una festa, insomma, goliardica o che nasconde qualche aspetto un po' così, poco... No, goliardica, non ci vedo niente dietro, no. No, streghe, streghette, insomma, riti voodoo un po' strani, no? No, non mi è mai capitato, sinceramente. Sì che ho vari figli, hanno partecipato a feste, eccetera, ma sono sempre tornati a casa molto allegri e divertiti. Spero che non cambi. Più da grandi, più da bambini, come... Più da bambini, dai, è una festa, si divertono, quindi stanno abbastanza bene, dai. Qualche aspetto un po' così truculento, pipistrelli, streghe. No, vabbè, quello ci sta, nella festa ci sta, perché la festa è fatta proprio di questo. Più che altro i botti un po' che scocciano, anche perché c'è animali, cani. Insomma, secondo me è una festa che negli ultimi tempi è venuta molto più... cioè sta diventando molto più famosa, ecco. Una volta, quando ero piccolo io, non si festeggiava niente, adesso invece è diventata, però meglio così, perché così almeno i bambini sono contenti, hanno la festa, possono sfogarsi e si possono divertire. Io non sono molto favorevole, nel senso che è una tradizione americana e noi siamo italiani, dobbiamo mantenere le nostre tradizioni. Ovvio, c'è un bambino di 5 anni, a lui gli piace festeggiarlo, ce lo porto in giro, però faccio volentieri a meno. Non è una cosa nostra? Non è nella mia indole, lo porto al carnevale, lo porto nelle... tradizioni italiane, ma le tradizioni straniere non sono per noi.